Qui ci troviamo di fronte a un impianto molto importante, è un 12 volt ma con un elevato magazzino di corrente elettrica, ovvero di batterie. Queste sono batterie da 6 volts, nello specifico sono 6 batterie da 6 volts. Ognuna di queste è connessa in serie con un'altra e lo possiamo vedere chiaramente attraverso questo cavo nero che connette i due poli. Quindi questa è la serie, positivo e negativo. Questo è un pacco 12 volt. Poi ve n'è un altro 12 volt e un terzo 12 volt. In questo modo noi abbiamo connesso 2 più 2 più 2 batterie da 6 volt e poi tra loro le abbiamo connesse in parallelo attraverso questo cavo positivo che le connette tutte e tre e questo negativo che le connette tutte e tre. Questo tipo di connessione è chiamata serie parallelo. In questo modo noi abbiamo batterie da 6 volt 250 ampere connesse in serie, abbiamo 12 volt sempre 250 ampere, ma poi in parallelo questi 12 volt restano 12 volt ma diventano 250 per 3, ovvero 750 ampere. Questa è la costruzione di questo pacco per avere un impianto a 12 volt. In questo modo abbiamo una tensione costante, ma l'amperaggio è molto forte. Se moltiplichiamo 750 ampere totali per i 12 volt, abbiamo un'energia totale, anche se poi in realtà non è possibile utilizzarla tutta, ma un'energia ipotetica di 9 kW. Le batterie in questo caso sono da 6 volt, quindi sono 3 celle ognuna da 2 volt. 2, 4, 6. Nelle batterie c'è un componente essenziale, le piastre di piombo e l'acido. Aprendo questi tappi particolari, tappi rapidi che consentono anche altre funzioni interessanti, noi vediamo che all'interno vi è un liquido. Questo qui è proprio acido solforico. L'acido solforico deve essere mantenuto costantemente a questo livello qui ben raffigurato. Non deve mai scendere sotto e soprattutto non deve mai arrivare sotto le piastre. In questo caso si avrebbe la solfatazione delle stesse e si rovinerebbero. Ecco perché ogni mese circa bisogna controllare i livelli dell'acido in modo da verificare che tutto sia a norma, quindi mai carenza di acido. Una cosa importante è che se andiamo a riempire le batterie per evaporazione dell'acqua, non evapora l'acido, ma evapora l'acqua. Quindi cosa faremo? Andremo ad aggiungere acqua distillata. Ad esempio nell'acqua del rubinetto abbiamo il cloro e altri componenti. Nell'acqua piovana abbiamo tutto ciò che la pioggia raccoglie dai tetti, dalle superfici, dal cielo stesso, quindi piogge acide. E tutto ciò andrebbe a rovinare le batterie nel tempo gradualmente. Quindi ricordiamoci solo acqua distillata. L'acido non va mai inserito. Non pensiamo di introdurre acido di migliorare le condizioni delle batterie. Al contrario, le rovineremmo in maniera anticipata, in quanto creeremmo una percentuale di acido superiore che andrebbe a corrodere le piastre, degradandole. Una volta verificato il livello e introdotta l'acqua, andiamo a richiudere, in questo caso, i tappi. Ci sono batterie con tappi a vite, questi sono molto più comodi. Questo è quindi un pacco batterie 12 volt, 750 ampere in C100, ovvero se andiamo a consumare una quantità di energia gradualmente e non istantaneamente. Chiaramente la capacità delle batterie si riduce se noi andiamo ad assorbire energia in maniera prepotente, quindi invece che in C100 che è molto lenta possiamo consumarla in C20, in C10, in C1,
ma teniamo conto che le batterie come queste al piombo acido devono essere consumate sempre intorno al C20, cioè nel ciclo giornaliero dei suoi amperi, in modo che dalla fine della carica siano consumate fino alla prossima fine della carica. E questo viene denominato come ciclo. Il ciclo delle batterie dipende da tanti fattori. Ci sono batterie che durano 300-400 cicli, altre che durano 1000-2000 cicli. Queste batterie nello specifico sono molto potenti, molto di qualità, ma devono essere trattate con cautela dai regolatori di carica e dagli inverter. Quindi a seconda di quanta corrente assorbiamo e a seconda di quanta ne introduciamo, queste avranno longevità, oppure al contrario saranno bruciate in breve tempo. Per una buona connessione delle batterie dobbiamo controllare anche i dadi, ovvero che siano serrati sempre nel giusto modo. Si usa una chiave inglese per far questo e bisogna usare una pressione idonea per evitare danneggiamenti alla batteria. La cosa fondamentale, ricordiamoci che qua dentro c'è un'enorme quantità di energia, quindi se accidentalmente con una chiave inglese andremo a connettere il polo positivo col polo negativo, non sarà bello, ve lo posso garantire, perché avremo scintille, fiamme che avranno una capacità di addirittura di fondere la chiave inglese completamente. La batteria sarà rovinata, ci sarà fuoriuscita di acido e ci saranno fiamme, quindi bisogna stare veramente attenti. Si usa una chiave inglese che dal punto di giunzione su tutto il manico deve essere o protetta con della plastica, della gomma, o meglio ancora, se usiamo una chiave dinamoetrica, riusciamo a serrare anche i dadi nel giusto modo. Uno strumento fondamentale che fa parte del nostro kit è il densimetro. Questo ha nel suo interno una scala graduata, come vedete è un galleggiante, e galleggia proprio in funzione della densità dell'acido. Come viene usato? Viene usato per controllare se la batteria è in buono stato. Quindi in questo caso, se galleggerà sul verde, le batterie sono buone, se galleggia sul bianco meno, sul rosso sono da caricare. Ora, se le carichiamo al massimo e non sale mai sul verde, vuol dire che le batterie stanno cominciando a rendere meno, a conservare molta meno corrente e saranno da sostituire. Inseriamo lo strumento, assorbiamo attraverso la pompetta l'acido e vediamo che il galleggiamento è sulla zona bianca, a metà. Quindi le batterie sono state caricate fino a un livello medio. Chiaramente ci saranno dei giorni con più sole, ci saranno dei giorni con meno sole. L'importante è che ogni 5, 6, 8 cicli le batterie siano caricate totalmente. Le batterie piombo acido come queste, dobbiamo ricordarci che non devono mai essere scaricate oltre 50% a 60%, quindi quando il voltaggio scende a 12 volt, 11,8, 11,6, stiamo già raggiungendo delle soglie di assorbimento eccessivo dell'energia, quindi per la buona qualità, buon mantenimento, ovvero la buona durata di queste batterie, è sempre meglio tenerle quanto più riusciamo cariche. Una cosa che io reputo fondamentale è l'installazione, come in questo caso, di un sensore di temperatura. Questo rileva la temperatura delle batterie, in questo caso di una batteria, e la trasmette al regolatore di carica in modo da adeguare il voltaggio e la carica a seconda delle temperature. Non dimentichiamo che le batterie devono essere installate in luoghi ventilati, ampi, non in armadietti, perché durante la carica si creano bolle di idrogeno che fuoriescono dalla batteria. Questo è normale, è proprio il ciclo chimico della batteria che produce questo,
però il locale deve essere ventilato e deve essere a 25 gradi in maniera ottimale. Poi a seconda del costruttore le batterie possono resistere più o meno a temperature diverse. In questo caso queste sono batterie che viaggiano anche sotto lo zero e arrivano a un massimo di 49-50 gradi, quindi diciamo il range è abbastanza ampio, però la loro vitalità, ovvero la longevità, la mantengono sempre intorno ai 25 gradi. Per evitare problemi alle batterie bisogna ricordarsi che se lavorano a temperature molto basse non bisogna mai consumarle troppo, quindi bisogna lasciarle oltre i 12 volts in modo che non avvenga nessuna reazione chimica tra l'acqua delle batterie e il freddo nelle quali sono poste. Questo pacco batterie che vedete chiaramente è composto da 6 batterie identiche. Le batterie non possono essere diverse tra loro per formare un pacco batterie e non possono neanche essere acquistate in periodi diversi, ovvero devono essere, come in questo caso, tutte e 6 acquistate alla stessa data, installate alla stessa data, e devono funzionare in questo modo. Non è possibile creare pacchi batterie che si sommano uno dopo l'altro negli anni o addirittura con capacità diverse, pena la distruzione delle stesse. Ovviamente quando si installano batterie di qualsiasi potenza, e soprattutto di questa potenza, bisogna connettere le batterie attraverso i cavi all'inverter, ma devono passare necessariamente da un fusibile. In questo caso vediamo un fusibile ripristinabile, ovvero il momento in cui sganciamo la corrente, lui interrompe la corrente delle batterie che viene ripristinata poi abbassando la levetta rossa. In questo caso parliamo di un fusibile ripristinabile, ma vi sono tanti tipi di fusibili, anche quelli da sostituire. Questo può avvenire anche accidentalmente se c'è un cortocircuito nell'impianto a bassa tensione. Questo fusibile scatterebbe evitando che i cavi prendano letteralmente fuoco, perché la corrente, ripeto, all'interno di queste batterie è veramente tanta. Costruiamo dei pacchi batterie, bisogna lasciare sempre spazio tra una e l'altra, come vedete, perché in questi spazi si crea una circolazione d'aria naturale e questo serve a mantenere tutte le pareti delle batterie alle giuste condizioni di temperatura senza che vi siano surriscaldamenti. Quindi lasciamo degli spazi di circa un paio di centimetri tra una batteria e l'altra, sia in una direzione che nell'altra direzione. Ricordo che i poli positivi e negativi non devono mai entrare in contatto tra di loro. Questo è un locale dedicato al fotovoltaico dove non vi è l'ingresso di alcuno, soprattutto bambini. Fate molta attenzione perché qui c'è tanta corrente, si fanno danni enormi a cose e a persone soprattutto. In questo caso non ci sono neanche i coperchi perché questo locale è isolato e quindi non c'è possibilità di accedere, altrimenti sarebbe buono posizionare sopra qui delle protezioni di plastica in modo che nessuno possa accidentalmente toccare i due poli tra di loro con oggetti metallici. Adiacente a questo pacco batterie vediamo uno strumento elettronico autocostruito di cui vedremo in futuro anche un bel video che ne descrive tutte le funzioni. Questo è un caricabatterie molto potente autocostruito ed è connesso attraverso questo cavo nero a un generatore di corrente. Quando il generatore parte per insufficienza di energia, lui nel contempo preleva dal generatore e attraverso i cavi rosso e nero va a inserire la corrente nelle batterie. Quindi è uno strumento che ottimizza l'uso del generatore, cioè va a caricare le batterie quando funziona il generatore a benzina. Tutti i dettagli di questo strumento autocostruito poi saranno in un video dedicato. Se utilizziamo quindi batterie per il fotovoltaico, non utilizziamo le batterie per auto, non utilizziamo le batterie per UPS,
ma devono essere, se optiamo per il piombo acido, batterie deep cycle piombo acido con lastre immerse nell'acido, quindi da ripristinare con acqua distillata, e non questi tipi di batterie. Spenderemo tanti soldi per nulla.